L'estate sta finendo e un anno se ne va, è il ritornello del successo di Righeira che esprime il dolce sentimento di nostalgia per questa stagione che va via. E a dare un dolce arrivederci all'estate sono stati gli anziani del Residence Il Giardino a Floridia. Fra canti, tormentoni estivi, balli e degustazione di dolci preparati dal team del Residence, l'atmosfera si è arricchita di buon umore e allegria. Quelle matte foglie, brune, rosse, verde e gialle, che disegnano nell'aria le figure più bizzarre. Per terra sono cadute, ma senza farsi male, se taci puoi ascoltare, sotto la pioggerella, canticchiano una canzone imparata dagli uccelli, nella bella stagione. Arrivederci estate! In estate, quando lei era giovanissima, dove si andava? In piazza, a villa. Ne ha tanto. Perché c'erano i regole. A che ora si ritirava? A che ora ce l'aveva la ritirata? Sì, presto, presto, mio padre era geloso. Ma dove andava quando era signorina, che si vestiva tutta elegante? A ballare. In piazza. In piazza. Nei casi che facevano i festini e ci eravamo. Signora, ma lei si sedeva davanti alla porta? Davanti alla porta ci dormivamo un burro sopra le banchine con le mandorle che avevamo raccolto. Ah, perché si mettevano ad asciugare le mandorle? Sì, campagne spicchiavamo e poi mettevamo il sole. Il gossip come si faceva, signora? Ah, me. Si faceva chiacchierando fra vicine, no? Sì, questo sì, mi ricordo la mamma che si sedeva fuori, veniva la vicina, le cose si chiacchierava, questo sì. E qui abbiamo una giovincella che non è ospite della struttura, ma viene a trovare i nonnini, che ha compiuto da poco 90 anni, auguri. E allora, comunque sblocchiamo anche noi qualche ricordo. Prima di Facebook, prima di tutti questi social, come si sapeva tutto di tutti? Tutto di tutti. Chiacchierando con le amiche. Tutti i vicini ne riunivamo a sera fino a tardi d'estate. Ecco, ci si prendeva il fresco perché aria condizionata non ce n'era. No, quale aria condizionata? Tutte davanti alla porta era l'aria. Per l'occasione il mitico pasticcere Pasqualino del Bar Centrale ha predisposto per i nonnini l'angolo dei gelati in un clima di convivialità e divertimento. Vogliamo sbloccare un ricordo a chi ci sta seguendo, ricordando le estati davanti al jukebox del bar di Pasqualino, il bar centrale in piazza. Certo, certo. Stiamo parlando degli anni a cavallo di 72, 73, 74. Si entrava al bar e insieme al gelato di Pasqualino si metteva la monetina, lire. Sì, lire, 100 lire. E il successo... Che ci ricordiamo degli anni 70, 80? Gianna Morante, tutti ci stavano. Gravo Tovillo che erano i miei giocatori. Ma comunque c'erano anche complessi stranieri perché la musica era quella che era mondiale più che altro. E le prime canzoni che venivano gli pare le portavano nel jukebox. Stavamo parlando delle vostre estati che andavate a raccogliere? Le lumachine, diciamo, e quelle bianche. E lì i babbucci, il termine nostro è i babbucci. E andavamo a casa sua e la mamma e il papà che li faceva e mangiavamo là tutti gli amici. Era buonissimo. Le attività ricreative si confermano dunque fra le priorità del Residence Il Giardino. Oggi abbiamo dato l'arrivederci all'estate e il benvenuto all'autunno. Questo evento fa parte del nostro programma ricreativo perché questi eventi sono utili soprattutto per il benessere psicofisico dell'anziano perché mantengono attive le loro capacità cognitive.